Σαν να προβαθμίσουμε την ιδιαίτερη σχολαστική του 2012 και 2013 θα στη ζωή τέλος αντιδίκτυλο studio, όπως είναι το πούμε difficoltà legata alla situazione contingente, tuttavia di distruzione continua ad essere un investimento importante ed imprescindibile da realizzare per l'amministrazione comunale di Ossoli. Nello specifico anche quest'anno sono state sostenute le due scuole paritarie dell'infanzia presenti nel nostro comune, soprattutto nell'ottica dei tagli che hanno subito loro da parte del Ministero, proponendo in accordo comunque con i consigli di amministrazione delle stesse di confermare lo stesso contributo dell'anno scorso a sostegno delle rette. Per quanto riguarda il contributo che veniva erogato ogni anno per l'effettuazione del percorso di nuoto, a seguito delle richieste delle stesse scuole si decide di suddividere la spesa originaria di euro di 1.300, segnando 900 la scuola dell'infanzia di Ossono inferiore e 400 la scuola dell'infanzia di Ossono superiore per l'organizzazione di attività ludico-sportive. Ecco, è sempre stato fatto in accordo comunque con i consigli di amministrazione in modo da condividere le cose. E in due pressi della scuola primaria di Ossono superiore e di Ossono inferiore, il tempo scuola si articola in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con un servizio di mensa scolastica confermato alla pizzeria Brigati Bono, poiché i gestori non hanno tenuto lo stesso importo dell'anno precedente. L'amministrazione comunale compartecipa la spesa con 1 euro e 4 euro sono a carico della famiglia. Si propone di contribuire all'acquisto di materiali di facile consumo per entrambe le scuole primarie di Ossimo, secondo le richieste inoltrate dalla dirigenza e con le richieste di sostegno al POF. Si conviene di non accogliere la richiesta di contributo da parte dell'Istituto Comprensivo di Bormio di euro 1.500 per i 16 alunni di Ossimo iscritti alla scuola primaria di Bormio, poiché nel comune di Ossimo ci sono già due scuole primarie che funzionano e la decisione dei genitori di iscrivere i loro figli altrove non dipende dalla mancanza di un servizio ma da una scelta autonoma. L'amministrazione comunale continuerà ad erogare il contributo per il POF e l'acquisto di materiale per la scuola secondaria di primo grado, frequentata anche dagli alunni del comune di Ossimo per un importo di euro 3.000. Il comune di Ossimo provvederà all'erogazione del servizio di assistenza alla persona, laddove richiesto, per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo, che necessitano di supporto per agevolare l'integrazione scolastica e favorire l'inserimento nelle migliori condizioni possibili. Per quanto riguarda i lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici, sono stati svolti con la collaborazione dei dipendenti comunali e anche per quest'anno sono previste delle borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel comune. Scuola secondaria di primo grado 250 per i 3 studenti che conseguono il diploma con la migliore votazione, ma comunque non inferiore a 9 decimi. Scuola secondaria di secondo grado 400 euro per i 3 studenti che conseguono il diploma con la migliore votazione ma comunque non inferiore a 85 centesimi. Laurea triennale euro 400 per i 3 studenti con migliore valutazione ma comunque non inferiore a 110. Laurea specialistica idem per la borsa di studio di 500 euro. Questo è sostanzialmente il piano del diritto allo studio condiviso nella commissione in una serata di agosto, perché comunque ha tardato ad arrivare la richiesta da parte della dirigenza di Bormio e sostanzialmente ricalca quello dello scorso anno. Se ci sono domande da fare. Allora, il totale complessivo è di 74.275, cioè da considerare che comunque comprende anche la mensa, di cui 4 euro per ogni bambino sono a carico della famiglia. Però per una partita di giro transitano sul bilancio e praticamente fanno montare e dedicare la cifra, che in effetti però non è quella che, ahimè, l'amministrazione impiega per l'istruzione. Permettetemi, visto che io faccio questo lavoro, però le risorse sono queste, insomma. Tutto sommato, devo dire che abbiamo trovato l'accordo con tutte le scuole presenti sul territorio e quindi è condiviso, anzi,
dobbiamo dire che le scuole stanno facendo anche, stanno capendo il momento contingente dell'amministrazione e quindi è in perfetta sintonia. Allora, il totale degli alunni, ve lo dico subito, sono scuola dell'infanzia 6 a Ossimo superiore, 22 a Ossimo inferiore, primaria di Ossimo superiore 14, primaria di Ossimo inferiore 27, primaria di Borno 16, secondaria di primo grado iscritti a Borno 22. Poi per ragioni personali. 16 cosa sono? 16 sono gli alunni iscritti a Borno. Sì, primaria, sì. Se facciamo 4 calcoli. Solo 20. E solo 22 fanno 2020. Sì, purtroppo le scelte delle famiglie di oggi portano ad andare ad altrove, Valerio, dove? Dove poi? Di quello che ricordo io. Non so se è centrale. Una minuscola, c'è un bel numero. Ma perché vanno a lavorare qua e fanno scelte personali. Se non vi sono altre domande, pongo in votazione favorevoli all'unanimità. Immediata esecutività favorevoli.